Allora, regia, ci siamo? Possiamo partire? Ma sì, cominciamo, via! Cari amici appassionati di spot anni 80 e 90, questa è la camera, devo vedere questa camera, benvenuti, questo è il momento che stavate aspettando, probabilmente, perché è il nostro appuntamento mensile dedicato al recap degli spot che avete apprezzato di più nel corso di maggio 2022. Io sono Michele, questo è Tecata, l'archivio vintage della pubblicità e ogni mese ci ritroviamo per vedere tutto ciò che vi è piaciuto di più contando insomma tutti gli spot che sono stati pubblicati nel corso del mese precedente. Ogni giorno vengono pubblicati due spot provenienti dagli anni 80 e 90 e quelli che vi piacciono di più li rivediamo tutti insieme in un unico appuntamento ordinati insomma, una sorta di classifica, da quello meno visto a quello più visto. È una top 30, ho selezionato 30 tra gli spot che vi sono piaciuti di più e cominciamo subito con appunto la posizione numero 30, dove abbiamo uno spot dell'84 che è del detersivo Biol, lavatrice della Miralanza. Bion Pax 60 gradi e viole risplende il colore. Bion Pax viole in lavatrice, lava che è un piacere. Bion Pax temperatura media per un fresco pulito. Bion Pax 60 gradi e viole, i miei capi sono risplende il colore, ritrovi il pulito, viol lavatrici. Bion Pax. Oh, allora facciamo un discorsino su questo, Miralanza, codino classico per chi di voi è particolarmente appassionato. C'è un commento che è arrivato da Marcello Spizzichino che dice: ma lui è Marcello Cesena? Marcello Cesena, per chi non lo sapesse, è un attore comico che è sulla cresta dell'onda da parecchio tempo, ma che nello specifico penso che sia principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Madre nei vari ultimi programmi della Jalapas Band, Mai dire Grande Fratello, no, Mai dire Grande Fratello probabilmente no, però una serie di Mai dire in cui lui faceva negli anni 2000 fondamentalmente, faceva questo programma, questa, come si dice, queste scenette, Scandalo a Corte, se non cito male, quindi se vi dico Madre probabilmente qualcosa vi viene in mente. Comunque, ho chiesto a Marcello Cesena su Instagram se era lui e questo è quello che mi ha risposto. Vediamo. Mi ha scritto: vabbè, sono Michele Logrippo, tecata.it, bla bla bla. Risposta: Madonna, è uguale, ma non sono io, almeno non mi ricordo. Quindi, caro Marcello, probabilmente no, non è Marcello Cesena. Comunque, grazie. Continua a scriverci. Tra l'altro, Marcello Spizzichino è uno di quelli che scrive più spesso sul canale Facebook di Tecatà, quindi lo ringrazio molto. Ma andiamo avanti con il prossimo spot, Riso Gallo Blonde, soggetto musical 95. Eccolo, vediamo qua. Balla con il gallo, guarda com'è bello, c'è sul fuoco Gallo Blonde. Sembra allegra, puoi ballare, tanto riso cucinare, uno scherzo sarà. Riso Gallo Blonde, chicchiricchi, senza pensieri, dai maestri risieri. Oh, allora, questo spot è un po' particolare perché molti di voi hanno segnalato questo. Ma la voce fuori campo è di Bruno Lauzi? Ma direi probabilmente non solo la voce fuori campo, ma proprio la voce che canta è quella di Bruno Lauzi, anche se non ne ho la certezza. Quindi, se qualcuno di quelli che stanno guardando questo video sa qualcosa, si palesi e ci racconti, perché siamo tutti convinti che sia Bruno Lauzi, ma non ne abbiamo le prove. Quindi rimane un po' un dubbio su tutto questo. Ma andiamo avanti. Ringrazio tutti coloro che hanno scritto, in questo caso Maura, Fiammetta Camelio, grandissima Fiammetta Camelio, che è sempre presente da qualche tempo a questa parte. È sempre molto puntuale e precisa nei suoi interventi e porta anche delle informazioni anche molto utili talvolta. Quindi grazie, grazie, grazie. E soprattutto anche Harmony Jazz Studio, un altro utente che scrive molto spesso e questo mi fa molto piacere. Andiamo avanti con questa volta una sfilza di spot. Facciamo un treno di spot. 1, 2, 3, 4, 5. Ferrero Kinder Pinguì, Crack MB.
gioco di società che molti di voi ricorderanno, Kit Kat, soggetto autostop dell'89, dal 91 invece Kellogg's Coco Pops, anche questo bellissimo con un jingle che mi fa molto piacere risentire, e poi Fiat Panda 4x4, uno dei tanti soggetti dell'epoca. Andiamo, vai! Oggi la scegliamo noi la merenda, ma buona veramente però! Oh. Sì, col cioccolato! Bella fresca! E nutriente! Mi sa che non l'hanno ancora inventato una merenda così! E invece eccola qui! È Kinder Pingui! È fresco come piace a voi! Fuori goloso di croccante cioccolato, dentro latte fresco pastorizzato! Kinder Pingui ha quel gusto fresco che si scioglie in bocca! Kinder Pingui! Nutre come una merenda! Piace come un gelato! Crack è un gioco molto particolare. Per vincere bisogna perdere un miliardo. Ma se il vostro numero esce alla roulette, o se siete così sfortunati da vincere un tris, non potrete mai sapere l'esito delle corse o come andranno le vostre azioni in borsa. Le azioni petrolifere sono in ribasso. Ho vinto! Crack, l'emozione di vincere perdendo un miliardo. Dalla MD. Se c'è bisogno di una pausa, è il momento di Kit Kat. Croccante wafer ricoperto di cioccolato al latte. Kit Kat, effetto pausa. Per magia, cioccolato di verrà, riso soffiato con tanto cioccolato, è divertente. Kellogg's Coco Pops, la parte al cioccolato di una colazione nutriente. Bellissimo, ritorno bambino, caspita. Eh sì, proprio così. Se vi piace la natura, la Panda 4x4 fa per voi. Se poi la preferite verde, la natura, non la panda, sceglietela in versione ecologica. La panda, non la natura. Panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Oh, riguardo a questo spot, c'è innanzitutto una riflessione da fare, perché questa musica adesso mi è venuta in mente, che è una musica famosa, ma onestamente non me la ricordo. Per cui se vi viene in mente, datemi una mano e aiutatemi a sbloccare questo ricordo. Detto questo, aiuto, cosa è successo? Qua, ci siamo. Sì, c'è qualcosa che devo risistemare probabilmente. Commento su questo spot. La voce di questo spot è della magnifica Nella Costa, scrive Alberto Maglie. Non ha scritto esattamente questo, ma così l'ho riletto a modo mio. Sì, è lei, è Nella Costa. Cioè, una voce pazzesca. Ci sono tantissimi spot che sono stati fatti con la voce di Nella Costa, e me ne ricordo uno, vediamo se riesco a recuperarlo velocemente. Un po' Nella Costa, Nella Costa, c'è uno spot del J&B che mi piace veramente tantissimo ascoltare di tanto in tanto, vediamo se riesco a metterlo, eccolo qua, vai. Insostituibile J&B, indomabile J&B, incorreggibile J&B, indimenticabile J&B. J&B, inconfondibile Scotch Whisky. Dico, ma stiamo scherzando? Bellissimo. Nella Costa è una delle attrici, attrice prevalentemente, doppiatrice, diciamo voce fuori campo, mettiamola così, che io adoro di più, perché ancora oggi ha una voce pazzesca e proprio mi piace un sacco. Va bene, andiamo avanti. Prossimo spot, questo è di un robot da cucina dal nome molto simpatico, Philips Roby dell'88, vediamo un po'. Buongiorno Roby. Ancora lui. Ma come frulla. Ma chi è questo Roby? Chi è? Chi è Roby? Ve lo presento, è Roby Philips. Riesce a fare tutto con semplicità estrema. Pensate, con soli 3 accessori: sminuzza, impasta, trita, spreme, frulla, taglia, fetta. E sminuzza, impasta, trita, spreme, Roby Philips, ogni giorno ti è vicino. Allora, non che fosse famosissimo questo spot, ma il jingle è carino, molto carino. Ma tu non sei Cristina, quella della Ferrarelle? Sì.
qui dove l'hai lasciato? Ma lei poi si è fidanzato con Cristina. Ma no, proprio non è il mio tipo. Come fa a ferrare l'essere così buona? Ecco, guardate qua. L'acqua filtrata dalle rocce vulcaniche prende la sua effervescenza e diventa... Una ferrarelle! Ferrarelle, l'unica così. Per vincere una Renault Espace con Ferrarelle, spedite 4 quadri magici. C'è l'estrazione finale del 31 ottobre. Quindi Ferrarelle 1 e Ferrarelle 2. Sono due soggetti. Guido. Cristina. Da bere acqua naturale. Ma no, Cristina, non dirmi che rinunci così facilmente ai piaceri della vita. Beh, io solo cose naturali. E vabbè, siamo diversi. Tu naturale e io frizzante. Allora? Ferrarelle. Solo Ferrarelle ti dà piacere e naturalità perché nasce effervescente naturale, né liscia né gassata. Ferrarelle, l'unica così. Allora, precisiamo una cosa, li ho messi per sbaglio al contrario. In realtà doveva andare prima questo del 94 e poi quello del 95, perché sono un po' come dire... Allora, questo è il primo in assoluto della serie di... come vengono chiamati i due protagonisti? Non lo ricordo, vabbè, non importa. Quello che abbiamo visto invece prima era del 95 ed è successivo. Si capisce bene dalla storia come viene raccontata. Chi sono i due protagonisti? I due protagonisti sono... allora, lei è Natasha Ovey, protagonista anche di Acqua e Sapone, film di Carlo Verdone, del quale ho anche un altro spot. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua, mettiamolo subito sotto nella lista. E invece lui è il mitico Riccardo Rossi, che ancora oggi è diciamo parte del grande carrozzone dello spettacolo, e credo che sia a teatro in questo momento con un suo spettacolo. È molto simpatico, è molto bello. Anche ho visto alcune cose su YouTube dei suoi precedenti spettacoli, molto molto divertenti. Fa dei monologhi fondamentalmente, bello bello bello. Lui è tra l'altro uno che ha fatto parecchi spot anche lui. Magari cominciamo con lo spot, l'altro spot più di Natasha Ovey, che è questo qua, Acqua Fiuggi dell'83, più o meno periodo di Acqua e Sapone. Cosa viene in mente se le dico Fiuggi? Acqua, sorgenti, fonti. Acqua oligominerale di Fiuggi. Alle terme e a casa, Fiuggi, un invito alla salute. Allora, scusate, fermo tutto un attimo perché credo che sia sparita l'immagine all'improvviso e scusate per questo. Si è schiantato il computer all'improvviso. Vediamo se riesco a fare questo simpatico drag and drop qui sotto. Oh, molto bene, molto bene. Intanto state vedendo un'anteprima di quello che vedremo dopo, ma non lo vediamo subito perché voglio farvi vedere uno dei due spot che ho di con Riccardo Rossi. Questo qua è quello dell'Audi 80, che è stato pubblicato poco fa, in realtà, pochi mesi fa. Scusate. Questa è la nuova Audi 80, la macchina che sfida il tempo. La sua linea anticipa il futuro. L'interno è raffinato e confortevole. La carrozzeria è interamente zincata, quindi niente ruggine. Il tempo passa, ma la nuova Audi 80 resta sempre attualissima. Come passa il tempo? Audi 80. Nuova oggi, nuova domani. Molto carino, ma questo è famosissimo. Con un tubo e un bacio puoi dire tutto. Impara il linguaggio dei tubi, così gli altri non capiranno un tubo. Fantastico, fantastico. Lui, il protagonista era Riccardo Rossi, ma vi invito anche a indovinare gli altri protagonisti di questo spot, comprimare quantomeno le ragazze, perché ci sono alcuni nomi interessanti. Andiamo avanti, 1989, Lion Snack. Vai. Thank you.
uscire di piacere. Oh, facciamo due discorsi anche su questo spot. Allora, prima di tutto, un commento è arrivato da Alberto Colleomi. Anche gli Smarties e gli After Eight erano di questa marca. Mio padre tra i primi lavori fece anche il rappresentante di questo marchio. Il marchio, in realtà non vedo che non si legge da nessuna parte, è Round 3 Macintosh, che era anche lo stesso delle Fruit Joy e del Kit Kat, tanto per completare un po' la questione. Oggi sono tutti marchi Nestlé, tanto per riassumere. Un'altra cosa interessante che non ho riportato tra i commenti che ho preparato per questo speciale è che apparentemente il protagonista di questo spot è un personaggio, un attore famoso, qualcosa Baldwin, non Alec Baldwin sicuramente, ma qualcos'altro, ma non ne sono sicuro. Se voi lo riconoscete, ditemelo, perché appunto non ricordo assolutamente qual era il commento che è arrivato, e però a questo punto mi viene il dubbio che sia effettivamente un personaggio famoso, per cui se lo riconoscete ditemelo, scrivete qui sotto nei commenti, mi raccomando. Andiamo avanti. 1986, uno degli innumerevoli soggetti che in 15 anni di pubblicità Nino Manfredi ha girato per Lavazza soggetto pesca. Non hai mai fatto alzare 5, ma ancora non abbiamo preso niente. Per prendere qualcosa ci vuole pazienza. Che l'unica cosa sicura che prendiamo sono i reumatismi. Eccolo, l'ho preso! Ma che pesce è? È una trota alla griglia, con rosmarino e fettine di limone. Hey, that is my fish! Che dice? Dice che il pesce è il suo. No, pesce pescato io. Sì, ma da mia griglia. Ecco il caffè. Non è questo il momento. Ma il creme gusto. Ogni momento è quello giusto. Ah, e allora che facciamo? Io do il pesce a te, sì, e tu dai il caffè a me. Hai capito il tedesco, come organizzato? Ah, buono, buono. Lo credo, è la mazza. Ehi, e più ne matti giù, e più ti tira su. E a me me lo dice. Ma che mi sta a piangere? Eccellente. Bellissima. Come dicevo prima, anche Dennis Luongo mi conferma su questa asserzione. Collaborazione durata per ben 15 anni, un legame quasi indissolubile. Ancora oggi, almeno per me, è impossibile non pensare a Nino Manfredi ogni qualvolta vedo una confezione di Lavazza sugli scaffali dei supermercati e dei negozi. È vero, è vero. La collaborazione è iniziata alla fine degli anni 70 ed è andata avanti fino alla fine degli anni 80, in realtà. Perché poi c'è stato un periodo con diversi protagonisti, diversi testimonial, tra cui uno era sicuramente Forattini e l'altro Pavarotti. Dovrei vedere se li ho questi spot, chi lo sa, faccio una ricerca veloce, vediamo un po'. Vediamo se viene fuori qualcosa. 1993 con Giorgio Forattini, esatto, vediamolo un attimo, vediamo questo, vai. Venga, Forattini l'aspetta. Me lo dirà subito se sono andato bene. Non lo so, però se dopo mi chiede il caffè, buon segno. Coraggio. Ah, quello che vorrebbe rubarmi il mestiere. Finisca lei il disegno. Io? Ora? Già. Fatto. E questo sarei io, nudo. No, E invece sì, ci prendiamo il caffè. Buono questo caffè. È il suo, è Lavazza. Se no non lo bevo. Lavazza, perché il caffè è un piacere. Ecco, tra l'altro questo spot riprendeva lo slogan usato da tanto tempo da Nino Manfredi, perché il caffè è un piacere. Non ho quello di Pavarotti, da qualche parte sarà probabilmente, però ecco, si nota naturalmente, si nota chiaramente lo stacco netto tra uno spot di questo tipo e quelli precedenti di Nino Manfredi, che erano un pochettino più votati all'ironia, alla simpatia, erano molto più tagliati su Nino Manfredi, che aveva un po' quel modo di fare ciociaro, se non vado errato, che si vede perfettamente in tutti i suoi spot, cosa che ovviamente non poteva esserci con Forattini o con altri protagonisti. Poi da lì si salta nel giro di un paio d'anni alla lunghissima serie di spot con tema paradiso, in cui si sono avvicendati, non so,
che si chiama, a parte Paolo Bonolis e Laurenti, ma questo molto dopo. All'inizio c'era Riccardo Garrone che faceva Dio, o Pietro, no, forse Pietro, faceva San Pietro, e Tullio Solenghi. E poi non me li ricordo, ragazzi, scusate, devo controllare. Andiamo avanti con la nostra classifica. 1984, qui si entra in tema giocattoli con Playmobil, il soggetto è Arca di Noè. Per oggi abbiamo fatto buona pesca. Ehi, andiamo ad esplorare l'isola. E questi che c'entrano? Che ci vuoi fare? L'hanno sbagliato per l'Arca di Noè. Il tuo eroe è Playmobil. Oh, bene, andiamo avanti. Aria la mano, 82. Ehi, avevo camicette uguali. Erano uguali, la mia è scolorita, era così sporca che ho dovuto lavarla in acqua calda. Oh, ora ci vuole l'acqua calda e scolorirà anche la tua. Ma no, c'è Ariel, è fatta apposta per pulire in acqua fredda, così non scolorisce. Tagliamo questa camicetta, metà la laviamo più volte in acqua calda, metà le stesse volte, ma con Ariel e in acqua fredda. Ecco, tutte e due pulite, ma quella lavata con Ariel ha colori come nuovi. Guarda che colori. Hai ragione. E non c'è più traccia di sporco. Con Ariel è proprio pulita. Ariel, fredda lo sporco, accarezza i colori. Allora, diciamo che non ha niente di particolare questo spot, però è tipico dei primi anni 80, quindi didascalico quasi. Golden lady, when you come out of the blue. Golden lady, you make me feel so good. You are the one, you make me feel myself. Golden Lady, grande amica. Bellissimo jingle del 94 per Golden Lady. E andiamo avanti con Mixage. Primo spot. Ciao, buone vacanze con Mixage. E divertiti. Pronto, negozio di dischi Cinciaolin. Buongiorno, è arrivato il mio disco? Quello con copertina di ragazza abbronzata con occhiali da sole? Sì. Quello con grandi palme e grande male di sfondo? Sì. Quello di Baby Leco con titolo Mixage? Sì, sì, quello! Venduto! Mixage è sempre più forte. È la cassetta della tua estate. Mixage è una produzione... Baby Records. Allora, fermiamo un attimo. Subito un commento dai nostri social, da Facebook, se non sbaglio. Vince Roselli, primissime compilations, la Baby Records pubblicò anche le Bimbo Mix e nell'87 era in playlist anche con Rosvita. È vero, programma, sigla del programma in cui c'era anche Cinciaolin, che era Baby Records Show, che andava in onda su Junior TV. Sì, assolutamente, favoloso. Piccola nota, la voce fuori campo era una voce abbastanza nota in quel tempo, perché era la voce di, scusate, togliamo il commento, era la voce di Leonardo Rececconi, al secolo Leopardo, uno degli speaker radiofonici, uno dei DJ più famosi del periodo, insomma. Mancato prematuramente negli anni 2000, ma apprezzatissimo da tutti quelli che hanno iniziato a fare, anzi era quasi un riferimento per tutti quelli che hanno iniziato a fare radio in quel periodo, perché era uno dei primi che cercava di riprendere un po' la scuola americana e di fare e lo faceva bene, ecco, probabilmente questa era la differenza rispetto a molti altri. Tra l'altro non so se c'è qualcosa che si può sentire, vediamo se viene fuori così, boh, provo, vediamo se spunta qualcosa che si può sentire un po', togliamo la base magari, che può essere una cosa. Cheerio! Radio Milano International. Me, I'm playing 101, said you playing 101. Everybody's playing 101 now. LTD 2, LTDs all playing 1. Get down. I feel the groove now, baby. 101, that's your seven, black.
24 hours a day, babe. Buon ascolto e buon divertimento ancora una volta. Al numero 17 quest'ultima settimana troviamo la voce di Anita Ward con il motivo intitolato Ring My Bell. In 16ª posizione invece poi troviamo Jeff Lynne and the ELO, Electric Light Power Orchestra. Brano attualmente edito come singolo 45 giri dal loro nuovo album Discovery. Vabbè, ragazzi, si è capito. Grande Leonardo, grande Leopardo, anzi, per la precisione, Leonardo Rececconi, che appunto era la voce fuori campo dello spot del mixage prima compilation volume 1, quindi 1984. Andiamo avanti, prossimo spot è questo, che gli vuoi dire a questo? Aiazzone, mobilificio, biella. Vieni, vieni, vieni da Aiazzone, quanti mobili troverai? Vieni, vieni, vieni da Aiazzone, e da casa tua li avrai. Vieni, vieni, vieni da Aiazzone, vieni e non ti pentirai. Vieni in bici o in carrozzella, ma vieni a biella, ma vieni a biella. Vieni in auto, in torpedone, perché Aiazzone ti piacerà. Perché Aiazzone ti piacerà. Aiazzone è la scelta più biella del mondo. La scelta più biella del mondo, perché Aiazzone era a Biella. Commentino, una di quelle che ti rimane nella mente come la canzone dell'Eual Radio del mercatone dell'arredamento di Fizzo Nasco. Allora io la devo far sentire questa, scusa, Eual Radio. Che poi in realtà, se ci state seguendo da Napoli, direte, ma che è sta cosa? Anzi, forse se ci seguite da Roma, direte, ma che è sta cosa? A Napoli probabilmente lo direste in un altro modo. Eual Radio, mobilificio di Paderno Dugnano vicino Milano, e anche questo aveva una sigla che per quelli che erano del posto era indimenticabile. Sentiamola. Sigla. All'Euromercato Jingle. Di Paderno Dugnano c'è l'Euro Arredi, quanti affari, ma se non vieni non ci credi, non ci credi se non vedi. Euro Arredi per qualunque situazione troverai la soluzione, pagamenti rateali, condizioni eccezionali. Euro Arredi, vieni a trovarci e scoprirai. Euro Arredi. Oh, per non farci mancare nulla, anche il mercatone dell'arredamento che ancora oggi su Milano usa questa sigla, questo jingle. È tutta un'altra cosa al mercatone dell'arredamento di Fizzo Nasco. Una super esposizione, incredibilmente vasta, completa. Ma noi qui ci rinnoviamo tutto l'arredamento. Grande la qualità, enorme la convenienza. Qui ho comprato così bene che ho portato anche lei. Da noi trovi tutto e se vuoi ti progettiamo anche l'ambiente. Il mercatone dell'arredamento di Fizzo Nasco. Lo si raggiunge da piazza Abbiategrasso in direzione Rozzano, al ponte della tangenziale per Pieve Emanuele. Vi aspettiamo! Oh, beh, non me ne vogliate, amici, che non ci seguite dalla Lombardia, però il mercatone dell'arredamento, anche perché a questo fa riferimento a questo paese in cui nasce Fizzo Nasco, che è impossibile da dimenticare. Quindi, poi, beh, la musichetta, come detto, se ascoltate la radio in questi giorni, insomma, ancora nel 2022, questa musica viene utilizzata. Vabbè, chiudiamo la parentesi locale, torniamo ai nostri spot nazionali. 1983 per il mitico Henkel, per l'ana della Henkel. Classico nuovo, no, lavato con Perlana. No, lavato con Perlana? Con ammorbidente, lo compro subito. Che morbido, è nuovo. Ma no, lavato con Perlana. Con ammorbidente, lo voglio. Wow, che morbidi nuovo. No, lavato con Perlana. Con ammorbidente, fantastico. Oh, che morbido è nuovo. Oh no, lavato con Perlani. Con ammorbidente. Perlani. Perlana con ammorbidente, passaparola. Molto bene, molto bene. Tantissimi spot con questo slogan. Una cucina con ottimi ingredienti, Scavolini. Veramente questa è la squadra di basket Scavolini. Ecco qua. Una cucina con ottimi ingredienti. Materiali pregiati. Disegno raffinato, ottimi, ottimi ingredienti nelle cucine Scavolini. Grande varietà di modelli, solidità e scorrevolezza. Tutto spazio utile nelle cucine Scavolini.
soluzioni originali. Ottimi, ottimi ingredienti. Scavolini, la cucina con ottimi ingredienti. Oh, allora qui siamo andati proprio agli albori della pubblicità, della comunicazione pubblicitaria di Scavolini, che proprio in quel periodo stava iniziando ad affacciarsi in un ambito nazionale. Ho fatto uno speciale un qualche tempo fa, due anni fa probabilmente, in occasione dei 77 anni di Raffaella Carrà. Ho parlato brevemente di questa cosa qua, ma probabilmente ci torneremo, perché in quella circostanza mi concentrai sugli spot Scavolini con Raffaella Carrà, che andarono dall'84, 85, 86, e invece questo qua è molto precedente, è veramente uno dei primi spot, come ci dice la nostra... ce la faccio a farlo uscire fuori? Schiaccia, ecco qua. Chiametta Camelio, che ringrazio come sempre. Effettivamente Scavolini afferma che il cuochino è stato il loro primo personaggio pubblicitario dal 1975, ma non in Carosello, dove passarono invece Chic, Salvarani. Quindi i primi spot Scavolini devono essere passati al di fuori di quel format pubblicitario, e infatti questo lo dimostra, perché è uno spot da un minuto, ma in realtà c'erano anche i tagli da 15 e da 30. Quindi dal 1975 al 1984, anno in cui la Carrà subentrò come vero testimonial del prodotto. Bel ritrovamento, grazie. Il cuochino non me lo ricordavo, e allora ne pubblichiamo altri nei prossimi giorni / mesi / mesi. Non vorrei andare oltre i mesi per farvi aspettare. Andiamo avanti con un classico dell'estate, 1985, Cornetto Algida. Vai bello. Se quello che cerchi è un cuore d'amare, un piccolo cuore per farti sognare, un giorno d'estate un cuore di panna troverai. Un cuore di panna e noi, un cuore da scoprire. Un cuore di panna e noi. Cornetto Algida, cuore di panna. Un cuore di panna e noi. Allora, non era previsto che mi fermassi, ma mi fermo lo stesso, perché vi segnalo, se volete approfondire un po' la storia del Cornetto Algida, un bellissimo, bellissimo, bellissimo speciale video fatto da Tubo Catodico 84, che sto cercando in questo momento perché ovviamente non me lo sono preparato, ma mi è venuto in mente, eccolo, tadan, vediamo un po' se riesco a farvi vedere rapidamente qualcosa senza che mi parta. Sì, è partita anche la musica. Ve lo faccio vedere, eccolo qua. E la vera storia del Cornetto Algida da cuore di panna. Vediamo se riesco a generare anche un QR code al volissimo. Eccolo. Non lo vedete? No, non ci credo. Non lo vedete. E come faccio quindi a farvelo vedere? Devo fare un qualcosa. Vabbè, allora, non ve lo riesco a far vedere, quindi pace. Andate su YouTube e cercate Tubo Catodico 84 e cercate nel suo canale La vera storia del Cornetto Algida cuore di panna, tutto ciò che internet non dice. C'è una bella disamina di tutta la storia, come è nato il nome Algida, come è nato il cornetto, bla bla bla. Insomma, 12 minuti di puro godimento, andatevelo a vedere perché merita tanto. Tubo Catodico 84. Ma andiamo avanti, questo è idraulico liquido. Ah, scusate, no, prima di andare avanti, visto che stiamo vedendo un po' di spot degli anni 70, vi ricordo che su tecata.it, andando nella sezione appunto spot 70, li trovate tutti quanti. Ad esempio questa è la pagina del 1979, ce ne sono non tantissimi, però quelli che ci sono molto belli, a partire dal Bianco Sarti con Raul Casadei, la pasta del capitano, Pocket Coffee con il jingle cantato, che non si trova spesso, il gelato Findi della Findus, perché una volta la Findus faceva anche i gelati, Formaggini Susanna, va bene, Libana, fantastico, e il Martini Rosso, il Martini Bianco, anche questi qui sono molto belli, il Canafiore di Fetta, andiamo avanti, cos'altro c'è? Non lo so, vediamo, carica. Beh, Miralanza detersivo con Corrado è un'altra cosa pazzesca, e lo Scavolini ottimi ingredienti di cui sopra, che abbiamo visto prima. Quindi andate tecata.it, vi ricordo è il sito dell'archivio vintage della pubblicità, dove trovate tutto ciò che dove potete approfondire in pratica la vostra
il vostro interesse sugli spot anni 80 e 90, dove potete sfamare la vostra voglia di spot del passato. Ma andiamo al 1978, idraulico liquido Johnson Wax. Vai, Patty. Oh no, ancora! E cosa c'è? E c'è che mi tocca fare ancora l'idraulico. Dai, portami la ventosa. E cos'è? Il mio idraulico preferito, idraulico liquido. Basta versarlo. Anche attraverso l'acqua stagnante? Certo, idraulico liquido libera le tubature dagli ingorghi. Visto? Idraulico liquido lo versi. E fa tutto da solo. Idraulico liquido, più semplice e più efficace della ventosa. Sarebbe da dire qualsiasi cosa su idraulico liquido, che poi è diventato Mr. Muscolo, Mr. Muscolo, eccetera, eccetera. Ma ve lo dico un'altra volta. Piselli Primavera Findus 83. E Findus mantiene tutta la loro naturale freschezza, il loro tenero dolce sapore, grazie al metodo più semplice e naturale, il freddo. Così tu e la tua famiglia potete gustare dolci, teneri, freschi piselli tutto l'anno. Con Findus la stagione dei piselli freschi non finisce mai. Oh, allora, facciamo un attimo, anche qui vediamo un piccolo commento, sempre da Fiammetta Camelio, grandissima. 10 anni esatti dopo la prima apparizione in TV dei piselli surgelati della Findus, che furono anche il primo prodotto surgelato ad apparire in TV in pubblicità, punto. Del 1973, infatti, la prima campagna in carosello per questo prodotto della Recta Film, con Felice Andreasi come attore protagonista. E poi seguì con un ciclo successivo. Arrivarono poi in TV nell'ordine il pesce surgelato Findus, i sofficini nel 76, gli hamburger nel 76 e qualcos'altro che non si legge. Nel 76-, chiamati curiosamente hamburger inizialmente. Questi li trovate, se siete curiosi, sempre su YouTube, sul sito dell'UPA, che ha fatto un canale chiamato UPA Graffiti. UPA è l'associazione di pubblicità, UPA Graffiti, non mi ricordo cosa significa esattamente UPA, però vabbè, insomma. Questo è il sito, scusate, questo qui è il canale, eccolo qua. Per ecco. Non perdere la sfida della mettiamo in muto. Comunque, se andate, c'è anche un video su Anna Maria Testa, bellissimo, lo devo vedere. E se andate sulle playlist, trovate ad esempio, la pubblicità in bianco e nero, piuttosto che le bevande, le assicurazioni, l'ufficio, le moto, il sonno, anni 50, gli alcolici, insomma, sono suddivisi per tipologia quasi, o per macro aree, e ci sono un sacco di spot che naturalmente loro sono l'UPA, per cui se non ce li hanno loro sfido io. E qua dentro ci sono anche tutti gli spot della Findus, vi consiglio di vedere UPA ADV Graffiti, molto 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 interessante. Ma andiamo avanti con a questo punto l'antica gelateria. Siamo arrivati praticamente alla fine, eccoci qua. Antica gelateria del Corso. Il piacere del gelato, il tiramisù, quello buono. Ecco il tiramisù, squisita delizia che sotto un velo di cacao racchiude morbida panna e soffice pan di Spagna al liquore. Ed ecco il Grand Marnier, l'Irish Coffee e la zuppa inglese, vere specialità di Antica Gelateria del Corso. Antica Gelateria del Corso, una tradizione di qualità. Anche qui facciamo una piccola pausa, perché voglio leggere un commento di Paolo Minguzzi: con l'altrettanto mitica parodia di Avanzi, Antica Segreteria del Corso, le stesse mani in pasta dal 1892. Allora, non ve lo faccio vedere perché è stralungo, però andatevelo a vedere, cercatevelo su YouTube. C'è un link pubblicato da Ugo Di Ghero, che faceva parte dei Broncovitz, se non vado errato, che erano appunto nel cast di Avanzi. Vediamo se è vero, sto controllando al volo. Avere più acqua e con più gusto. Pubblicità, bla 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 bla. Sì, sta caricando. Antica segreteria, esatto, Ugo Di Ghero, esatto. Andatelo a vedere, è molto bello anche quello. Naturalmente una satira pungentissima in quel periodo
dovuta anche a ciò che stava emergendo in seguito a Tangentopoli, per cui insomma notevole, notevole. Ma andiamo avanti, sempre negli anni 70, abbiamo avuto proprio un'esplosione degli anni 70 che mi è piaciuta molto, la cosa mi fa piacere, Nutella Ferrero, eccolo qua, vai. Ti ricordi, mamma? Quando eri bambina tua madre ti dava Nutella. Come oggi tu la dai ai tuoi bambini, perché da sempre Nutella è fatta con ingredienti semplici e genuini. Nocciole maturate al sole, buon latte, zucchero e un pizzico di cacao danno a Nutella quel gusto inimitabile. Eh sì, la tua esperienza, mamma, è sempre per Nutella. Nutella Ferrero. Ok, adesso un altro mitico degli anni Ottanta. Carefree. Tu che sei una donna curata, vuoi Carefree Salva Sleep per la tua igiene intima, perché ti fa sentire fresca e a posto ogni giorno. Carefree completa la tua igiene intima quotidiana e da oggi Carefree è anche detergente intimo e in fuori casa salviettine intime. Oh, allora, anche qui un commentino da leggere, eccolo qua. Marcello No One, Carefree si dovrebbe pronunciare Carefree, a quanto pare le pronunce inglesi non le conoscono, somari. In realtà questa era una pratica che negli anni 80 era quasi obbligatoria, perché la maggior parte degli italiani non conosceva l'inglese. E quindi c'è stata una sfilza veramente di prodotti che avevano un nome inglese o comunque straniero e che sono stati banalmente italianizzati, cioè venivano pronunciati esattamente come venivano scritti. E quindi il Carefree è diventato Carefree. Questa è la cosa. Però il jingle era pazzesco. Tra l'altro, immediatamente successivo al jingle del Nuvenia Pocket, di cui vi ho raccontato nello speciale pubblicato la settimana scorsa, quindi se non l'avete visto andatelo a recuperare, non è molto lungo, sono 7 minuti, ma dentro ci sono tante cose carine che sicuramente vi piacerà scoprire. È stato il primo spot che ha un po' costituito il cambio di passo nella pubblicità degli assorbenti intimi, quello della paracadutista che si buttava dall'aereo anche in quei giorni, e questo del Carefree continua, diciamo, magari non con quel livello così estremo, ma comunque va su un modello molto più dinamico, come d'altronde poi è successo fino ai giorni nostri, senza anzi oggi ormai con Nuvenia siamo arrivati a dei livelli anche molto molto più diciamo più espliciti, se vogliamo, ma anche molto più sinceri, ecco. Quindi bene, andiamo avanti. 1980 abbiamo un altro spot della Lavazza con Nino Maffredi. Oggi il caffè me lo faccio da solo. Natalina è andata a dare una risposta a uno che gli fa la corte. Ah, eccola. Com'è andata Natalina? Gli ho detto che ci devo pensare, mi pare troppo giovane. Ma perché? Quanto c'ha? Non ha fatto ancora 75 anni. E c'ha ragione, all'età sua non sta bene a mettersi con un ragazzo. Ah, Natalina, ma l'amore non c'ha età. Vieni che oggi il caffè te l'ho fatto io. Oh, ma stai sicuro che è quello buono? È Lavazza, se non è buono questo. Eh sì, il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è? Ma che fai, dici le battute mie? Buono, buono. Dico che è buono, è qualità rossa Lavazza. Si riconosce dal profumo. E oggi qualità rossa c'è nel sacchetto da 200 grammi e nel nuovo sacchetto da 400 grammi più conveniente. Oh! È Lavazza, più lo mandi giù e più ti tira su. Oh, bellissimo questo posto, stradatato, quindi molto molto bello. Ma Natalina quanti anni aveva? Io l'ho sempre vista stravecchia, non ne ho idea. Boh, siamo nella top 4, dai. Topolino, Gadget, Mystery Pen. Copiato, ogni mercoledì in edicola con nuove storie, servizi, curiosità. Questa settimana Topolino presenta Mystery Pen, la penna delle spie. La penna magica, la lente e la torcia. Dal 23 novembre, per 3 settimane, Topolino regala Mystery Pen. Il mistero non ha più misteri. E poi, top 3, risotto Knorr. Inizia la sfida tra risotto e risotto. Il campione di casa, risotto coi funghi, ha accettato la sfida del risotto coi funghi Knorr. Vedere, vedere, vogliamo sapere, Knorr.
bisogna assaggiare per poter giudicare. A sfidare il campione Knorr si prepara. Eccolo, è pronto, inizia la gara. Ma che confusione, qual era il campione? Non c'è differenza tra risotto e risotto. Che buono, ma adesso vogliamo il risotto Knorr. Risotti Knorr, bisogna assaggiare per poter giudicare. Bellissimo, bellissimo, io l'ho adorato questo spot, veramente, cioè no, quando ero piccolo non l'ho mai visto, ma quando l'ho riscoperto mi è piaciuto subito. Commentino, sempre Fiammetta Camelio, bisogna assaggiare per poter giudicare. L'Italia è un paese in cui molte innovazioni alimentari hanno dovuto vincere resistenze e prevenzioni anche molto forti. L'esempio tipico che si studia è l'introduzione del dado da brodo in Italia. Ma ce ne sono stati altri di esempi. I risotti in busta hanno fatto la loro fatica appunto negli anni 80 a crearsi un loro mercato, che oggi hanno ed è molto più variegato. E quindi da qui questa impostazione così di tentativo di convincimento basato sul bisogna provare, bisogna assaggiare per poter giudicare, quindi non siate prevenuti, assaggiate e poi ci direte che sicuramente è buono. Questo è poi il senso dello spot, che ha un jingle ficcantissimo, bellissimo. Andiamo avanti alla posizione numero 2 negli spot preferiti da voi nel mese di maggio 2022 su Tecatà, è Fruttolo Locatelli dell'88. Eccolo. Fruttolo. Fruttoli. Fruttola. Fruttolo. Non c'è. Bambini, pazienza. Fruttolo, la frutta nel formaggio. Amore a primo assaggio. Fruttolo. Oh, allora in posizione numero uno cosa abbiamo? Lui. Spaghetti Barilla 85, il mitico. Lascio con questa suggestione di... Allora, no, un attimino, spiegazione. Perché questo spot è andato al numero uno? È andato al numero uno perché questo nel mese di maggio è mancato Vangelis, che era l'autore della musica di questo spot e di tutti gli spot successivi della Pasta Barilla. La versione che avete sentito in questo spot non è quella originale di Vangelis, ma è stata rifatta dai Press Agency, che in realtà erano lo pseudonimo di un compositore, Serafini, se non vado errato, e basta. Però la cosa carina che qualcuno di voi ha notato, e saluto Francesco Coluccino per questo, è questa. Bellissimo spot, Madè, perché sarà toscano, scende a Milano Centrale per tornare in Toscana. Allora scendi a Firenze. E su questa suggestione io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo mese con il recap
del mese di giugno. Io sono Michele, sono il fondatore e curatore di Tecatà, l'archivio vintage della pubblicità. Mi trovate tutti gli spot su www.tecatà.it, che è questo sito qua, lui. Questa è la home page, trovate tutti gli spot pubblicati, diciamo dall'ultimo in avanti, e basta. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un commento sotto. Se volete rispondere a quello che ho detto in questo filmato, fatelo, non vedo l'ora di ricevere i vostri commenti. Come vedete, poi entrerete a far parte dei video successivi, per cui diventa un bello scambio di informazioni. Se avete informazioni appunto sugli spot che vengono pubblicati, mandatemele, così posso completare le schede e renderle sempre più precise, puntuali, in modo da dare i credits a tutti quanti, e basta. Vi ringrazio per il seguito e vi rinnovo l'appuntamento su queste pagine tra un mese sicuramente, ma se volete tutti i giorni vengono pubblicati due spot degli anni 80 e 90 per la vostra felicità. Quindi ci vediamo. Questa mano, cosa sto facendo? Ci vediamo tra un mese. Ciao!